Buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori che ci seguono da Science Web Network in collaborazione, in collegamento con pianetaogtv.net, testata giornalista e diretta dal sottoscritto. Sono Massimo Bonella, in studio adesso per questa edizione di Ecomondo 2000, notiziario di Science Web Network della domenica mattina. Sono le ore 11:01 in questo momento. Iniziamo subito con la prima notizia in primo piano. Dopo 22 anni, la figlia del giudice Borsellino, Lucia, rompe il silenzio prima di lasciare la caserma. Questa è praticamente la prima notizia che emerge nel nostro notiziario Ecomondo 2000, è la notizia in primo piano. Ieri abbiamo ricordato la strage di Via D'Amelio, ma comunque su questa notizia ci ritorniamo con più calma domani mattina, scusate, in coda al giornale radio. Veniamo alle notizie dall'estero. Offensiva a Gaza Est. Artiglieria e aviazione israeliana sono impegnate dalle prime ore di oggi nei quartieri di Zaytun, nell'est di Gaza. Nei giorni scorsi era arrivato alla popolazione locale l'ordine di sgombero, ma alcune migliaia di persone avevano deciso di non abbandonare le case. Numerosi i morti, forse 20. Attaccati a Gaza 45 obiettivi, tra cui 10 lanciatori di razzi e distrutti due tunnel. Ferito il comandante della brigata Golani, la prima di fanteria, il generale Alian, è un esponente di spicco della comunità drusa in Israele. Lampedusa, nuova tragedia nel canale di Sicilia. Un mercantile ha soccorso un barcone in avaria a sud di Lampedusa. Nella stiva sono stati trovati i corpi di 18 persone decedute a causa delle esalazioni prodotte dai motori. Altre 400 persone sono state trasbordate e messe in salvo. Nella stiva c'erano anche tre migranti in fin di vita che sono stati subito portati a Lampedusa, ma uno di loro è morto nel trasferimento. Veniamo adesso ad altre notizie molto gravi che ci provengono dall'Ucraina. Con riferimento all'aereo civile che è precipitato, 298 morti, lo ricordiamo, di persone innocenti che non c'entrano nulla con i guerrafondai. I separatisti filorussi garantiranno la sicurezza degli esperti internazionali sul luogo dello schianto dell'aereo Malaysia Airlines abbattuto 3 giorni fa in Ucraina, se Kiev accetterà una tregua. Così un comunicato dell'autoproclamata Repubblica del Donetsk. Invitiamo Kiev a concludere immediatamente tale accordo di cessate il fuoco, almeno per la durata dell'inchiesta sul sito della catastrofe, si legge. Kiev ha accusato ieri i ribelli filorussi, che hanno negato, di voler distruggere le prove dell'abbattimento dell'aereo. Intanto da Londra arriva un monito a Mosca: sanzioni Unione Europea più severe se non collaborerà a chiarire la vicenda. Qui emergono molti dubbi su queste notizie. Per avere maggior chiarimento, maggior approfondimento, vi segnalo la nuova televisione online pandoratv.it, diretta da Giulietto Chiesa. pandoratv.it, che è in collaborazione anche con Science Web Network e Pianeta Oggi TV. Italia, parliamo di corruzione. E qui ce n'è da dire. Nei primi 5 mesi del 2014 la Guardia di Finanza ha denunciato 1.435 persone per concussione, corruzione, peculato e abuso d'ufficio, 126 le persone arrestate. I dati arrivano dal comandante generale della Guardia di Finanza, generale Capolupo, intervistato a Rassegna Ponza d'Autore. Nel solo settore degli appalti sono state denunciate 400 persone per un valore di gare irregolari di 1,2 miliardi. Oltre 38.000 dall'inizio del 2014 le segnalazioni di operazioni sospette arrivate alle fiamme gialle. Nel 2013 scoperti 16 miliardi di ricavi non dichiarati da oltre 8.300 evasori totali e più di 2 miliardi di IVA evasa riconducibili al fenomeno delle frodi carosello.
E veniamo alla notizia con cui abbiamo aperto questo nostro giornale radio qui a Sites Web Network. Dunque, dopo 22 anni, la figlia del giudice Borsellino, Lucia, rompe il silenzio prima di lasciare la caserma di Palermo dove si è svolta la commemorazione della strage in cui persero la vita il magistrato e 5 agenti della scorta. Lancio da qui un appello a tutte le istituzioni perché si faccia luce su quanto è accaduto in Via D'Amelio. Non lo dico da figlia, ma da cittadina, perché è un diritto e un dovere di tutti collaborare, dice Lucia Borsellino. Aspettiamo ancora di conoscere la verità, ma sono fiduciosa, prima o poi arriverà. Gli fa ecco la sorella di Emanuela Loi, una figlia degli agenti uccisi. Ricordo che ieri a Pordenone si è svolta una manifestazione davanti al tribunale per ricordare la strage di Via D'Amelio in contemporanea con la grande manifestazione di Palermo. Presente c'era anche la nostra emittente Pianeta Oggi TV e di conseguenza Science Web Network per riprendere l'evento e realizzare alcune interviste. Su questo ci ritorneremo prossimamente, nei prossimi giorni, il tempo tecnico di montare il tutto con uno speciale di Pianeta Oggi Report, il nostro settimanale. Prima di ridare la linea ai programmi della rete, ancora uno sguardo alla nostra testata televisiva, pianetaoggitv.net. Dunque, in primo piano abbiamo il ricordo della strage di Via D'Amelio. A seguire abbiamo l'Ucraina con un video in esclusiva. L'ex ministro della difesa dell'autoprogrammata Repubblica del Donbass viene interrogato all'interno di un'auto dal leader del partito radicale neonazista. E vediamo appunto delle cose che nel 2000 non dovremmo più vederle. Si parla ancora di nazisti e quindi invito le persone a vedere questo filmato perché la dice lunga. A seguire era stata in primo piano l'editoriale di Giulietto Chiesa, poi il nostro settimanale dove si parla di economia con il dottor Giovanni Sgnolin e quindi ancora sull'Ucraina. Bene, è tutto per questa edizione del nostro giornale radio a Science Web Network, lettura in studio di Massimo Bonella, linea adesso alla regia centrale a Treviso Rosario Moreno per il prosieguo della programmazione della rete. Buona giornata a voi tutti, appuntamento con le repliche.